Cerca ancora spazio, lo trova con Luis Alberto dentro Lautaro. È ingiusto. Abbiamo dalla 31esima alla 38esima giornata. Florenzi col destro spiazza Verstegen e porta la Roma in semifinale di Champions. L'Inter viene fermato in casa dal Cagliari. I bianconeri perdono 1-0 contro la Lazio. Quindi Roma momentaneamente ha più 4 sui rossoneri, a meno 2 dalla Juventus seconda e a meno 3 dall'Inter prima. Questione di centimetri, forse millimetri, che ci separano dal 3-2, ma che ci separano dallo scudetto. La Roma gode perché elimina il Manchester City, finisce 1-1, siamo in finale di Champions. A 180 minuti dalla fine del campionato, Juventus 94, Inter 91, Roma 90, Milan 86. Ed eccoci qui, bentornati sul mio canale, benvenuti in quest'ultima parte della terza stagione della carriera che non vi racconterò, come nel caso della seconda, ma ce la vivremo insieme. E quindi, come vedete, avremo gli ultimi due impegni di campionato, come sapevate già se avete seguito l'ultimo racconto, saranno Roma-Sampdoria e Brescia-Roma. Siamo a meno 4 dalla Juventus prima, a meno 1 dall'Inter seconda, quindi è molto complicato poter vincere lo scudetto, ma daremo il massimo. Come l'anno scorso avremo poi la finale di Champions League, non contro il Real Madrid ma contro un'altra spagnola di Madrid, perché giocheremo contro i Colchoneros che l'anno scorso abbiamo incontrato in semifinale. Sarà un appuntamento tra l'altro in un giorno un po' particolare, 28 maggio per la Roma, sapete, è il giorno dell'addio di Francesco Totti. Quest'anno sarà il giorno della finale di Champions e dell'ultima partita ufficiale di questa terza stagione. Ci sarà, se non riusciremo a vincere il campionato, anche una quarta, chiaramente, però vediamo. Intanto partiamo dalla Samp e vediamo che succede. Crederci non costa nulla, tutto ormai dipende dalla Juventus e dall'Inter, ma la Roma ha il dovere di farlo, per rispetto prima di tutto verso se stessa, verso la splendida stagione che ha giocato, per i 90 punti che sono record, per i 18 gol di Ken arrivato a gennaio, i 16 di Zaniolo e i 13 di Florenzi. Una stagione, insomma, che merita di essere chiusa comunque in modo positivo, poi si vedrà se con un trofeo il più prestigioso a livello nazionale oppure no. È Roma-Samp, è la 37esima, 180 minuti alla fine, benvenuti, buonasera e mettetevi comodi perché si parte. Eccolo il pallone ancora per il 38, Maina, occhiata in mezzo, il suggerimento per Plea che si gira destro su Paul Lopez. Prima palla gol della partita ed è per i blu cerchiati e quindi vuole accentrarsi, lascia Zaniolo, c'è anche Ken in zona, palla per lui, dentro ancora, per Zaniolo che non riesce a calciare con Aritz che lo ha tenuto lì. Zaniolo a cercare Zielinski, un po' di campo per Piotr che aspetta anche Zaniolo, sinistro sul fondo, un bolide da parte di Nicolò. Romagnoli su Tierney, c'è campo per Kluivert e c'è anche il pallone verticale per il 99 che è scappato a Llorente. Kluivert entra in area fino in fondo, poi al centro per Ken che non può sbagliare da un metro e mezzo, fa 1-0, 40 minuti, siamo avanti noi. Che lascia Zaniolo, ancora Florenzi per Ken, le riparte, servizio dentro per il 24, che va da Zaniolo, è scopertissima la Samp, corre Nicolò che entra in area, prova a piazzare, prende il portiere e poi Kluivert per il 2-0 in posizione regolare. La Roma raddoppia nonostante il miracolo di Radu su Zaniolo e allora possiamo tirarlo un sospiro di sollievo al termine della prima metà di gara, ovviamente occhi aperti, perché sappiamo, uno, che la Samp non è morta, due, che potrebbe non bastare, però siamo avanti. All'intervallo però è durissima non solo per lo scudetto ma anche per il secondo posto, perché il Genoa è sotto in casa 2-0 con la Juventus, l'Inter sta vincendo in casa 2-1 con l'Udinese. Pallone verticale, Maina non controlla bene, Florenzi si fa comunque superare. Attenzione a Maina che spinge, mette il pallone al centro e alla fine la Samp riesce a trovare il gol del 2-1, segna Plea a 4 dal 90esimo e attenzione al finale.
E finisce così, la Roma vince la sua partita e questo è un grandissimo risultato perché sono 93 punti in classifica, potrebbe non bastare ai fini del discorso scudetto. Vediamo un po'. E purtroppo per noi non c'è nessuna sorpresa, 4-0 della Juventus, 3-1 dell'Inter, la Juve si laurea praticamente campione d'Italia, credo, adesso non ricordo i due scontri diretti con l'Inter, ma quel che sappiamo è che per quanto ci riguarda non abbiamo più chance di ambire allo scudetto. Sì, al secondo posto, quindi gli ultimi 90 minuti saranno utili quantomeno per quello. Sarà una gara all'interno della quale ci sarà tanto turnover, perché poi ci sarà Atletico Roma e lì voglio arrivarci al massimo delle energie per centrare un clamoroso e storico doppio trionfo in Champions League, cioè secondo di fila, insomma, volevo dire questo. Detto ciò, cosa importante che vedo leggendo le statistiche è che è assurdo, però FIFA è anche questo e ci può stare, alla fine non è più di tanto clamoroso, però noi siamo quella che ha perso meno tra le prime tre, eppure come vedete, insomma, la classifica la leggiamo un po' tutti. Andiamo a giocare a Brescia, chiudiamo il campionato e voltiamo pagina, perché l'anno prossimo ripartiremo ancora più affamati e ancora più perfetti. Ancora Strootman, calcia in porta Joronen e poi sul rilancio Tremolada con un Der che lo insegue e gli porta via il pallone. Vuole Zaniolo, sempre Nicolò, la sterzata, cerca di liberarsi, va da Castrovilli che entra in area, vuole affondare, mettere al centro per Dzeko. Edin Dzeko, forse per l'ultima volta in carriera, segna il gol dell'1-0. È la sua ultima gara di campionato, la penultima della sua carriera, perché ricordiamo che si ritirerà al termine di questa stagione e la vuole coronare così. Ultimi 60 secondi, rinvio da parte di Fusato a cercare Dzeko che la vuole lavorare come sempre. Stavolta meno bene però. Vada Tonali. E finisce qui il campionato della Roma. Si chiude con la vittoria grazie al gol di Edin Dzeko anche al Rigamonti di Brescia. Ed è una vittoria di vigilia per la gara di Champions League, per la finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. È però una gara che potrebbe anche averci regalato, noi ancora non lo sappiamo, il secondo posto in classifica. Andiamola a vedere la classifica finale. E allora, facciamoci un applauso perché è stata una stagione davvero, davvero complessa, ma strapositiva da parte della Roma. 96 punti, 30 vittorie, 6 pareggi ed è stato quello l'anello debole in realtà, e due sconfitte alla prima contro il Cagliari in casa e poi in quel maledetto 6-3. Di San Siro, che in realtà fa tanto la differenza perché la Roma avrebbe avuto qualche punticino in più. Fatto sta che la Roma arriva seconda in campionato dopo il quarto posto della seconda stagione, dopo il sesto posto della prima stagione, quest'anno senza vincere la Coppa Italia, quindi sappiamo che non giocheremo una Supercoppa Italiana all'inizio della prossima stagione, ma sappiamo che potremmo, volendo, chi lo sa, giocare una Supercoppa Europea. Non portiamoci male, nel senso non gufiamocela, andiamo però a viverci questo regalo, che però quest'anno ha un sapore diverso rispetto al regalo di cui vi parlavo l'anno scorso in occasione di Real Madrid e Roma, perché l'anno scorso l'obiettivo era qualificarci in Champions e c'eravamo riusciti, arrivare in semifinale di Coppa Italia, ma comunque l'abbiamo vinta e quindi tanta soddisfazione, e quindi quello era un regalo, poi siamo riusciti anche a battere il Real Madrid. Quest'anno l'obiettivo era quello di vincere il campionato e al di là della bella stagione non ci siamo riusciti. In Coppa Italia non abbiamo vinto, siamo usciti in semifinale anche abbastanza male con la Juventus, 6 gol presi in 2 partite. In Champions, quarti di finale l'obiettivo, ma noi siamo in finale e vogliamo alzare la coppa. Quindi basta parlare, è il momento di andare in campo. Forza ragazzi, presente contro passato. Una spagnola contro un'italiana, come l'anno scorso. L'italiana è la stessa, la spagnola è della stessa città. È quella che l'anno scorso arrivò in semifinale e si scontrò proprio con i giallorossi, perdendo e rinunciando al sogno derby di Madrid in finale. A 365 giorni circa di distanza, benvenuti a Wembley, è la finale di Champions League, è Atletico Madrid contro Roma. Buonasera e questo è il cammino
di entrambe le squadre dei colchoneros. Da una parte fuori il Liverpool, la grande rivale storica della Roma, che sognava anche magari una finale replica di quella dell'84, o replica anche di quella semifinale del 2018, l'inno, e allora godiamocelo. Sarà la partita, sarà complicato, sarà difficile contro un avversario, come detto, già affrontato l'anno scorso in semifinale, battuto all'andata grazie al gol di Lorenzo Pellegrini, che chiaramente è in campo anche questa sera, e poi al ritorno segnò Zaniolo in trasferta al Wanda Metropolitano, un gol pesantissimo, quello del pareggio, pareggiò il gol di Tolisso e poi chiaramente la Roma passò, Tolisso che è l'unico diffidato ma conta poco perché la finale. Questo l'Atletico di Diego Simeone, del Ciolo. È 4-4-2 con Joao Felix e Pierre-Emerick Aubameyang davanti. È una squadra, ripeto, da non sottovalutare. Così invece la Roma, che di diffidati ne ha molti di più, ma ripeto, conta poco stasera anche questo aspetto. Questa è la panchina con Dzeko, che magari potrà subentrare visto che questa è l'ultima partita della sua carriera. È 4-2-3-1, è 11 tipico con Zaniolo, l'uomo che l'anno scorso decise la Champions League segnando quel gol pesante al Real Madrid. Ma è cominciata la finale con il primo possesso dei colchoneros. Joao Felix arriva al limite, cerca il tocco dentro, Aubameyang, Lemar, crosserà, eccolo il pallone, Pau Lopez verso Zaniolo, che praticamente triangola con Fabian Ruiz, e Roma che riparte in qualche modo. No, perché Zaniolo viene chiuso, è un Atletico arrembante in questo avvio. Attenzione ad Aubameyang, al limite riesce ad aprire in qualche modo per Lemar, che crossa con deviazione Pau Lopez. Lemar sterza su Mancini, gli è andato via, in fila per Joao Felix, in area, ancora il pallone dentro, Lemar, Pau Lopez, col tacco elegante centralmente, Aubameyang tra le linee, Romagnoli, grande intervento dell'ex centrale del Milan, e Roma che può provare a ripartire con Zaniolo che ha visto Kluivert e prova a lanciarlo, è partito in posizione regolare il 99 e ha preso il tempo ad Alexander-Arnold, in area, Kluivert per Zaniolo, Maguire. È un miracolo, e poi fuori gioco di Florenzi, dicevo, è un miracolo quello di Maguire sul mancino di Zaniolo. Prima vera palagol per la Roma. Di testa anche Cancelo, flipper continui e poi Zaniolo col tacco per Pellegrini. Va Florenzi, va Pellegrini, zona tiro e destro, Black! Potentissimo! Correa parte su Tierney, poi il tocco dentro per Felix, Pau Lopez ancora perfetto. Altro miracolo stagionale di Pau Lopez. E primo tempo che finisce 0-0, va in archivio la prima metà della finale. Bella partita, bellissima tirata, con l'Atletico che è partito molto meglio, con la Roma che è uscita con il passare dei minuti e con le tante occasioni. Poco cinismo sotto porta, e per il momento ci prendiamo lo 0-0. Apre su Lemar, la sterzata, Cancelo è lì, gli porta via il pallone. Sponda di Florenzi, tocco di Pellegrini, contropiede della Roma con Sanchez che apre in zona Kluivert. Florenzi e Ken vanno, anche Zaniolo, Kluivert in possesso, Sanchez a rimorchio, visto e servito, la palla non filtra, ma ancora Kluivert cercava l'interno con Ken, ma ha letto Grimaldo. Ken con Tolisso a dargli fastidio, ma la meglio Moise. Kluivert s'accentra, trova spazio, va via Kluivert sul fondo. Ma cresce la Roma, praticamente solo Roma in avvio di ripresa. Romagnoli, Mancini, Cancelo per Pellegrini, sempre Zaniolo, verticale per Ken, sponda per Sanchez, Nicolò Zaniolo, Sanchez va dentro, il tocco è per lui, parte anche Ken, servito, è solo Ken! Ancora Ken! Anche nella finale di Champions! Eccolo qui, l'acquisto pesante a gennaio! 1-0 per la Roma, al minuto 69 del 28 maggio 2022. E avanti! Anche oggi la formazione giallorossa, anche oggi grazie a questo ragazzo qui.
L'ennesimo gol in stagione, credo il primo in Champions League, perché ne ha fatti 19 in Serie A ma non ha mai segnato in Champions. Poi quello è il rigore tutta la vita, ma la palla in porta. E allora chi se ne frega? Atletico 0, Roma 1. L'anno scorso assegno Zaniolo, quest'anno assegno Ken. A 21 minuti dal 90esimo confermo che è il primo gol in Champions. La Roma vuole questa coccarda che avete visto anche l'anno prossimo. Ma non è finita. Fabian Ruiz a cercare João Félix. Ottima sterzata, poi cross. Tierney. Fabian al cross. Cancelo ha preso anche questa. Montero però. Verticalmente, ancora Fabian dentro da Koke. Troppo spazio per Koke, che trova il gol dell'1-1. Il pareggio dell'Atletico Madrid al minuto 74. L'avevo detto che non era finita e che non sarebbe stato semplice. Il pareggio del 6, con troppo spazio però, ribadisco. Poi l'intervento killer di Romagnoli per provare a limitare i danni, ma non dovrebbe arrivare lì. Renato Sanchez, da Verskaren. È in zona e con spazio, arriva anche Pellegrini. Pellegrini! Altro bolide e Oblak in calcio d'angolo. 9 alla fine. Abbiamo voglia noi. Aubameyang allora per Kovacic, che rilancia verso Felix. Uno contro uno che si rinnova con Tierney. Arriva nuovamente Koke a rimorchio. 1.40 su 3. Pallone arretrato per Montero, che poi va di nuovo in verticale per João Felix. Tutti a contenere, arriva il cross, c'è solo Mancini che la mette giù malissimo, attenzione! Paolo Lopez! La follia di Mancini che era solo! Paolo Lopez, io ti faccio una statua! È finito il recupero, ma c'è questo angolo! Va Felix, via questo pallone con Cancelo! Chi ci va? Ci va Ken, che la tiene e si va ai tempi supplementari. È una partita thriller quella tra Atletico Madrid e Roma. Centrale ancora Renato, zona tiro da lì, lascia Bentancur. Verskaren cerca l'imbucata, trova Florenzi defilatissimo, ancora per Verskaren che rientra sul mancino, poi vuole Renato Sanchez che ha perso l'attimo per la conclusione. Verskaren gira per Renato Sanchez. C'è Bentancur, c'è Ken in zona, servito ancora Ken! 2-1! Ancora Moise! Nella notte più importante! Nella partita decisiva! Nel momento più difficile! 2-1! Moise Ken, la sentenza! E adesso bisogna difendere. Non è finita però. C'è Montero che la gira, Koke a rimorchio, attenzione a Tolisso che imbuca! Aubameyang sul fondo al 114esimo. 6 alla fine. Con Bentancur da servire. 30 secondi al 120esimo e Florenzi che parte ancora. Altro lancio con Aubameyang in ritardo su Florenzi. Ancora Ale che la spunta. Vuole la bandierina. Anzi, poi attacca anche l'area di rigore. C'entra Florenzi fino in fondo. Vuole anche calciare, poi finisce giù, palla allontanata. Ma ci sono 60 secondi e teniamo noi il pallone. Fischia l'arbitro. È calcio di punizione per la Roma, che non ha per niente voglia di batterlo questo calcio di punizione. O forse sì, perché comunque andrà... sarà finita. E allora vediamo un po'. Andrà Florenzi. Parte Ale verso il centro. Pallone direttamente per Oblak. Guardate l'arbitro che fischia. La Roma ha vinto. Ancora una volta. La Champions League. Prima contro il Real. Poi contro l'Atletico. Moise Ken. E s'abbracciamo. Finisce così. Una stagione strapositiva che meritava un trofeo e che ci regala quello più ambizioso se fosse calcio reale, ma sappiamo che su FIFA quello più ambizioso è il campionato e lo scudetto, perché quest'anno è di una difficoltà incredibile che però onestamente ci intriga, ci carica ancora di più per la quarta stagione, se serve anche la quinta. Non ci arrenderemo, per noi è sempre e sarà comunque never give up. Adesso però io, come l'anno scorso, smetto di parlare perché il momento è dei migliori. E allora godiamocelo, perché la Roma ha vinto.
c'è ancora il capitano. Record storico, la Roma mai nella sua storia, siamo d'accordo, ma non credo, adesso vado a memoria, non credo che ci sia un'italiana in grado di vincere due Champions League di fila, correggetemi se sbaglio, non credo sia mai successo. Per quanto riguarda calcio in generale, ovviamente il Real Madrid che ne ha vinte addirittura tre, ma qui la Roma sta rischiando di riscrivere completamente il copione della storia del calcio, almeno per quello virtuale. È un'altra serata che ci regala soddisfazioni, è un'altra serata in cui festeggiamo ed è giusto così, ce lo meritiamo, perché il progetto e questa parola che su FIFA non sempre è stata corretta, me l'avete fatto notare anche voi nei commenti, la Roma che vince il secondo anno la Champions League è inusuale, per carità, per progetto. Però è un progetto che sta crescendo, per quanto FIFA poi sia particolare da questo punto di vista, perché anche nei difetti e quindi quei 100 punti di ogni squadra quest'anno, io ci trovo dei pregi, ovvero il fatto che per vincere il campionato devi effettivamente essere perfetto. Forse un po' troppo, però sicuramente rispetto agli altri anni che vincere il campionato era molto più semplice, quest'anno c'è un po' di divertimento in più, un po' di difficoltà in più e noi siamo assolutamente contenti. Intanto vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video, anche le mie corde vocali vi ringraziano tantissimo, ripartiremo carichi perché dobbiamo vincere lo scudetto. Alla prossima!